siamo a Canizzano con il titolare della pizzeria davanti alla quale poco meno di un mese fa si è verificato un incidente fra due macchine e siamo qui per capire da una persona che vive in questa zona quali sono le problematiche legate alla viabilità e quali sono le eventuali proposte per migliorare la situazione. Il problema c'è ed è frequente l'incidente, si parla di 2-3 volte l'anno, la zona è sempre questa. Qui, più avanti, si sbanda sempre alla curva, o che arriva dalla da Quinto o che arriva da Treviso si trova la macchina fuori strada e succede spesso, è successo fin troppo spesso. Gli abitanti qua della zona hanno già fatto lettere, comunicati ufficiali, ma non si risolve. Non abbiamo protezione della strada, non c'è nessun tipo di marciapiede, guardrail o protezione, abbiamo una fermata dell'autobus, abbiamo una scuola elementare qua, 150 metri. L'asino è un po' più distante, però è la scuola elementare che arrivano, escono e vengono a prendere l'autobus. Le cose succedono fin troppo spesso. L'ultima grossa che si è saputa, sì, si è rischiato il morto, ma una settimana dopo un'altra di cui non si è parlato, ha tirato giù fortunatamente solo quello. Una sera, un anno fa, lavorando, la mia macchina era qua parcheggiata proprio qui ed è stata presa in pieno, la mia e quella del mio collega. Paura, molta, danni e paura per il futuro, non si sa ancora niente. Proposte, voci, ce ne sono tante, ma soluzioni effettive poche. Ok, grazie sì. Allora. Sì.